5 anni fa abbiamo fatto l'Ocean Race Summit qua in Genova e abbiamo cominciato a pensare quale sarà la cosa più importante per il futuro dell'oceano. È importante pensarsi che l'oceano è la natura, il grande mamma della natura è l'oceano, e quindi il nostro futuro tutto dipende dall'oceano. E poi in 2022 abbiamo deciso che la direzione giusta è di andare all'ONU, United Nations, e chiedere a tutti i paesi di creare una dichiarazione universale per i diritti dell'oceano per 2030. E da lì, dal 22, abbiamo fatto un process che si chiama il Genoa Process, che ha coinvolto 150 esperti di più. Siamo stati a 20-30 grandi conferenze nel mondo e abbiamo raccolto un supporto da indigenous people, dai stati, dai paesi, da tante persone che credono in questa, del bisogno di questa. L'altra settimana siamo stati in New York alla General Assembly della Stati United Nations e abbiamo cominciato questo viaggio insieme a tutti i paesi, e questo abbiamo inserito un text della Omnibus che stanno discutendo questa settimana, e è partito il nave per verso il creazione e l'implementazione importante per 2030. E come l'oceano sta male? Com'è? L'oceano sta male? Sì, la pianeta sta male, il centro della pianeta è l'oceano, che è il 70% della superficie della pianeta, da tutto l'oxygen, tutta la biodiversità, il climate è regolato dall'oceano. Sta male? Sì, sta male, però è importante per il futuro di tutti. È stato un grande successo, siamo partiti circa 4 anni fa con il Genoa Process, e sono molto orgoglioso che questo processo sia stato chiamato col nome della nostra città, perché è da qui che è partita l'idea. Vogliamo costruire il decalogo di protezione degli oceani, ovvero sia il decalogo che ci dice quello che le nazioni, le città, coloro che vanno per mare devono fare per rispettare gli oceani e far sì che possano essere trasferiti migliori di come li abbiamo trovati alle future generazioni. Questo è un approccio assolutamente corretto, importante, di conservazione del nostro globo, che non per nulla si chiama globo terracqueo, nel senso che noi la chiamiamo terra, ma c'è molto più acqua che terra. L'acqua, oltretutto, con la protezione del suo ciclo completo, ci consente la vita. Senza l'acqua non avremo la vita, per cui la protezione degli oceani è fondamentale per il futuro della specie umana e del globo terracqueo. Noi abbiamo lavorato parecchio, ci sono state non soltanto persone del team qui di Genova, ma anche ovviamente persone a livello internazionale, esperti sia per quanto riguarda la flora, la fauna, le acque stesse, la parte fisica, ambientale. È stato fatto un bel lavoro, non è finito però. La presentazione alle Nazioni Unite ha suscitato parecchio interesse e noi ci aspettiamo che ovviamente questo interesse venga ripreso da altre nazioni per avere una forza consistente che potrà muovere chi fa le leggi e i regolamenti per far sì che la protezione degli oceani diventi veramente efficace. È stata una sfida fantastica che ha incluso summit, workshop, azioni fatte in giro per il mondo, il bastone che girava per accogliere tutte le indicazioni di persone importanti intorno al mondo, One Blue Voice che ha raccolto le firme che sono state portate all'ONU. E tutto questo è stato fatto per tentare di mettere in piedi un documento che fosse quanto più condiviso possibile. Ed è stato molto condiviso, perché parliamo di molte centinaia di persone, scienziati, ricercatori, politici, manager, sportivi, appassionati, organizzazioni non governative, che hanno lavorato tutte insieme per darci tutta una serie di input, di sollecitazioni, di conoscenze, di dettagli, che sono stati estremamente importanti per mettere in piedi un elenco di principi, partendo soprattutto da un fatto fondamentale, che noi abbiamo riconosciuto che l'oceano non è una risorsa, o perlomeno non è solo una risorsa, è soprattutto un'entità vivente estremamente complessa. È un privilegio per me
poter parlare in un'assise così prestigiosa davanti a un uditorio tanto autorevole. Abbiamo ribadito che la nostra città vuole assumere un ruolo di capofila di un processo virtuoso volto alla salvaguardia, alla tutela degli oceani, sul presupposto che la vita umana è chiaramente molto legata al tema dell'acqua, al tema degli oceani, e da questo punto di vista occorre imprimere una svolta. Genova vuole essere capitale del mare a tutto tondo, quindi non solo la blue economy in senso stretto come sfruttamento economico del mare, ma chiaramente questo deve accompagnarsi ad una visione etica del rispetto del mare in funzione del rispetto della dignità umana, perché poi questo è il tema di fondo che ci accompagna. Genova super protagonista, perché continuava a ricorrere il nome Genova, Genova, Genova Process, e quindi Genova sarà per sempre indissolubilmente legata alla salvezza degli oceani. Obiettivo che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e alla presentazione alla quale erano presenti durante i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU ministri, capi di Stato, rappresentanti a più alto livello, ed è stato un onore essere lì con la nostra Genova. Quindi applauso al sindaco Bucci, che ha creduto in questa iniziativa che dura oltre il significato dell'Ocean Race, ma che continua a promuovere Genova negli ambienti più importanti del mondo.